galà questa sera tra Sanremo e il Collisioni Festival, qualcosa che è stato fortemente voluto da Sanremo On. Sì, dal mese di ottobre che appunto abbiamo iniziato una collaborazione noi di Sanremo On, la rete di imprese di questa città, con Collisioni, che è l'organizzatore del festival che ogni anno a luglio presenta a Barolo. E questa collaborazione, questa serata, diciamo che è così un numero zero, appositamente fatta per iniziare un percorso tra la nostra città e la nostra associazione, e non solo Barolo ma anche tutte le Langhe e il Piemonte. Quindi da una parte il Piemonte, dall'altra parte la regione Piemonte, dall'altra parte la regione Liguria, con tutte le eccellenze dei territori, per sviluppare diciamo, delle iniziative appunto che facciano valorizzare quelli che sono i prodotti sia del Piemonte che quelli della Liguria, quindi un ideale percorso dal mare verso i monti, passando naturalmente per le Langhe, quindi le colline, e per fini sia diciamo turistici che ai fini culturali. Galà questa sera tra due regioni che si incontrano, Piemonte e Liguria, Festival di Sanremo e Collisioni. Come nasce questa collaborazione? Ma è un po' un'evoluzione di quello che è il concept di Collisioni, che Collisioni è un festival definito festival agri-rock, che ha l'elemento musicale, l'elemento letterario, ma anche molto forte l'elemento dell'enogastronomia. Quindi ci interessava proprio creare un ponte tra i sapori, un ponte che tra l'altro è sempre esistito, di scambio tra olio, vino lungo la via del sale, ed è un modo per rinnovare questa grande tradizione di fratellanza tra due regioni e di vicinanza, che naturalmente qui si testimonia attraverso la presenza in cucina di due chef, uno chef stellato piemontese, uno chef stellato ligure, che si alterneranno nei piatti e ci faranno assaggiare i sapori di due regioni molto vicine storicamente e anche geograficamente. Due regioni che si incontrano dal punto di vista gastronomico questa sera, ma che potrebbero incontrarsi nuovamente dal punto di vista musicale. Cosa c'è in programma in questa collaborazione? Noi sappiamo che insomma Elton John è il super ospite, come è stato svelato, di Sanremo. Lo troveremo in concerto a Collisioni, per il concerto vero e proprio il 15 di luglio aprirà Collisioni 2016, e quindi c'è sicuramente questo legame anche musicale tra le due regioni, e speriamo che si intensifichi sempre più, che gli scambi possano essere sempre più grandi e sempre più proficui. Questo è un inizio, da questo inizio speriamo di riuscire a fare molto di più. Sono due regioni molto vicine, con dei prodotti particolari sia al Piemonte sia alla Liguria, quindi si abbinano molto bene nella loro realtà. Noi in Piemonte abbiamo la razza piemontese, che è la razza autoctona più importante d'Italia, è la carne migliore in assoluto direi di tutto il mondo, perché è una carne magra, salubre, dove ormai ha raggiunto dei numeri molto elevati, anche se è una razza autoctona, perché rappresenta 370.000 capi, quindi è una razza molto importante, dove noi non solo la alleviamo, la facciamo crescere, la ingrassiamo, ma abbiamo istituito una cooperativa 33 anni fa dove commercializza questi animali della razza piemontese, quindi facciamo un bel lavoro, abbiamo 230 soci e macelliamo 10.000 tori piemontesi all'anno, quindi facciamo un bel lavoro, cerchiamo di espandere questa carne in tutta Italia, ma non solo, anche in tutto il mondo, perché la stiamo mandando a Hong Kong, la stiamo mandando a Lussemburgo, la stiamo mandando in Inghilterra, quindi vediamo che c'è un grande interesse per questa razza. Quindi le eccellenze italiane, soprattutto piemontesi, esportate nel mondo, quindi la gastronomia italiana nel mondo. Certamente, ne siamo molto orgogliosi ed è una razza molto importante, quindi gli allevatori si impegnano molto nel lavorare non solo per la selezione della razza, ma per la filiera, per garantire ai consumatori. E quello che noi ci teniamo a dire è che è una razza che viene allevata in filiera con tutta la tracciabilità del caso, quindi il consumatore la può mangiare tranquillamente perché è una razza garantita a tutti gli effetti.